Buongiorno, bentrovati, ben collegati. Ci troviamo in diretta da Rimini per affrontare un tema, un incontro un po' fuori dall'usuale. Il titolo è: esiste ancora il pomodoro di una volta? Di certo tutti consumiamo pomodoro, tutti lo acquistiamo, diversi lo coltivano, però c'è sempre un dubbio, c'è sempre un qualche interrogativo. A volte ci si chiede: ma la qualità è davvero quella che mi voglio aspettare? La qualità è correlata al prezzo? Quali difficoltà ci sono per i produttori nel dare vita a quella meravigliosa bacca che poi troviamo nei supermercati e nei negozi? E naturalmente abbiamo qui in platea degli ospiti, degli esperti che ci aiuteranno a capire queste dinamiche. Abbiamo anche un collegamento via web, però bisogna prima di tutto puntualizzare che l'incontro è organizzato da SIPO, che è un'azienda che si occupa della produzione, lavorazione e distribuzione delle verdure. A questo proposito passo immediatamente la parola a Massimiliano Ceccarini, direttore generale di SIPO. Buon pomeriggio a tutti. Confido che questo incontro possa dare spunti interessanti oggi su una categoria altovendente come quella del pomodoro. Il sapore del pomodoro di 50 anni fa è pressoché scomparso. Sono aumentate le rese per ettaro e il peso per bacca, ma questo ha condizionato il sapore. Il nostro obiettivo è quello di recuperare il sapore perduto, valorizzando la ricerca e certe varietà. Il pomodoro è il simbolo dell'ortofrutta italiana ed è tra i prodotti più coltivati e consumati al mondo ed è complessivamente il prodotto agricolo di maggior peso economico. È anche il primo prodotto orticolo acquistato dalle famiglie italiane ed in Europa l'Italia detiene la leadership che comprende sia pomodoro da industria che pomodoro da consumo fresco. Però l'Italia ha una scarsa propensione all'export per la poca capacità innovativa e per il prezzo più elevato rispetto ai competitor. Negli ultimi anni registriamo un decremento della coltivazione del pomodoro da consumo fresco, ma crescono le produzioni sottoserra rispetto a quelle a pieno campo. I fattori di criticità oggi sono l'aumento dei costi di produzione, aumento della concorrenza straniera, la flessione del consumo pro capite. Mentre tra i fattori positivi troviamo un buon prezzo del prodotto italiano all'estero, un aumento delle vendite di prodotto confezionato, l'aumento del prodotto d'agricoltura biologica, le strategie della grande distribuzione nazionale orientate al prodotto italiano e soprattutto la preferenza dei consumatori italiani verso il prodotto nazionale. Certo che in poche parole ci hai dato tantissimi spunti, hai avuto anche qualche aspetto provocatorio, poi hai parlato anche di qualche difetto nel nostro sistema, perché purtroppo non sempre il sistema italiano, la filiera italiana del pomodoro riesce ad essere perfetta, certamente si può migliorare. Quando per la prima volta mi hai chiesto cosa ne pensavo del titolo di questo incontro, cioè se esiste ancora il pomodoro di una volta, se ti ricordi, ho risposto non lo so perché non c'ero io una volta. Quindi a volte si rischia anche di mitizzare qualcosa del passato. Comunque, a questo proposito sentiremo tutti i nostri interlocutori. Il primo a cui pa passiamo la parola è Massimiliano Longo di Agritecno, al quale faccio subito una domanda. Volevo chiederti, ma esiste ancora il pomodoro di una volta? Sì, dipende cosa intendi per pomodoro di una volta. Cioè, pensiamo a quello di quando eravamo bambini, quello che mangiavano i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri bisnonni. Poi più indietro non possiamo andare perché il pomodoro è di recente introduzione in Europa, recente, risale ai conquistadores che l'hanno portato dal nuovo continente. Poi fino al Settecento è stata considerata una bacca tossica, quindi il consumo a livello popolare si attesta ai primi dell'Ottocento. A questo proposito, per quanto riguarda il mio personale pomodoro di una volta, ricordo una volta che ero piccolino, giocavo nel gretto di un fiume asciutto, Dove? in Piemonte, dove abito io. E ho trovato un pomodoro, una pianta abbastanza malandata, con quattro pomodori bellissimi, rossi. Allora li ho portati a casa ed erano
era il mio pomodoro di una volta, buonissimi, veramente gustosi, eccetera. A quel punto mio nonno mi disse, sì, allora fai una cosa, prendi quello che ti piace di più, togliamo il seme e il prossimo anno lo coltiviamo. E io, entusiasta di questa cosa, preparai il tutto, anche documentandomi sul substrato giusto, sulle condizioni giuste, su tutte le caratteristiche. Volevi fare il piccolo ortolano? Volevo ripetere questo miracolo di questa pianta che avevo trovato. E in realtà, quando iniziai a preparare queste piante, che peraltro venivano molto belle, perché gli davo esattamente quello che volevano, i primi pomodori li vedevo maturare, fantastici, aspettiamo il punto giusto. Una volta raccolti i primi pomodori, la sorpresa. Non erano, sì, erano buoni come qualsiasi pomodoro che coltivi nell'orto, ma non erano più quelli di una volta. E a questo punto, poi negli anni con le mie attività, ho iniziato a conoscere il mondo dell'agricoltura anche, diciamo, dall'altro lato, dall'altro aspetto, e cominciai a capire che non basta avere il pomodoro buono, ci vogliono tutta una serie di caratteristiche che vanno dalla buona condotta agronomica alla produttività e a tutto il resto. Quello che diceva prima Massimiliano, assolutamente corretto, cioè nell'ottica di aumentare le rese, è chiaro che si deve sacrificare qualche aspetto. Perché quel pomodoro era così buono, quello che ho trovato nel fiume? Perché quando la pianta, qua avremo poi chi lo può spiegare anche dal punto di vista genetico, sente che sta per venir meno, si concentra su trasmettere i propri geni alle generazioni future, quindi produce le bacche. Concentrando tutto quello che rimane in questa bacca, chiaramente è ricchissima di contenuti, anche il licopene, famoso, e tutti gli antiossidanti che sono presenti nel pomodoro. E questa è stata quindi la grande sorpresa, che però penso che in questo dibattito sia molto importante, perché ci saranno tutta una serie di aspetti, appunto, del giusto bilanciamento fra produttività, qualità, resa e ricerca varietale, che forse è anche vendita e distribuzione, che poi è l'ultimo contatto con il consumatore, che credo che porteranno a un buon dibattito. Quindi volevi anche farci capire che chi produce i pomodori fai da te a casa nell'orto potrebbe anche fare qualcosa di non come una volta? Guarda, io ritengo sempre che i miei siano i migliori, poi non è così. Il punto è che io mi autovaluto, se dovesse essere un consumatore a valutare il mio orto avrei qualche sorpresa. Bene, grazie mille. Quindi entriamo più nel dettaglio di questa coltura, che per chi è un addetto al settore è una coltura, la immagina sottoserra in pieno campo, chi invece è solo un acquirente magari lo immagina nello spazio dedicato di un supermercato. A Sandro Colombi, un ricercatore di Lambo Seeds ed è un esperto da lungo tempo su questa coltura e non solo, chiediamo di approfondire l'aspetto anche legato al gusto, ma perché sappiamo che c'è una, come la possiamo chiamare, una molecola, c'è qualcosa di misterioso che viene dall'estremo oriente, che qualcuno magari può aver letto online, però non è detto che poi se ne conoscano i dettagli. Cosa ci puoi dire in più su questo aspetto? Sì, certo, tu alludi al discorso dell'umami, cioè il contenuto, il sapore, il quinto gusto dei prodotti, in questo caso del pomodoro, che è il mix fra dolce e salato, cioè la sapidità. Quindi si chiama, abbiamo detto, umami. Umami. Parola d'origine giapponese, tradotta in italiano significa mixed fra dolce e salato. La sapidità, diciamo tranquilla, è quella caratteristica che rende il pomodoro profumato e ci lascia il buon gusto di aver mangiato un buon pomodoro. L'umani viene misurato con il contenuto di acido glutamico, che varia a seconda delle varie fasi di maturazione del pomodoro, che normalmente varia dai 150 ai 250 mg ogni 100 g prodotto fresco. Quindi un parametro oggettivo che si può misurare. Certamente, è considerato nei paesi dell'Oriente, Giappone, il primus gusto per valutare una buona varietà. Questo parametro è legato molto al grado di maturazione
e soprattutto all'ancestralità del pomodoro, cioè più il pomodoro è legato al vecchio e più è questo contenuto di acido glutamico è alto. Purtroppo nelle nuove varietà questo parametro non è più preso in considerazione come test valutativo, diventa un secondario. Per capire bene questo passaggio bisogna fare un passo indietro, cioè parlare della storia del pomodoro. Il pomodoro è di origine, è stato portato dalla scoperta dell'America e il pomodoro inizialmente era giallo, pomodoro, è stato messo in stand-by, non coltivato, considerato una pianta selvatica e anche tossica per qualche secolo, ripreso all'inizio del 1700 la coltivazione, in Italia è arrivato grazie ai francesi e da qui i primi pomodori che si ha notizia bibliografica sono la Riccia di Parma e Nizzardo da Nizza. Quindi è una cultura relativamente giovane, tutto sommato. Molto giovane, certo. Queste tipologie di pomodoro costolute, che poi si sono diffuse abbastanza velocemente in tutto il territorio del bacino mediterraneo, oggi i figli, diciamo, sono i Marmande. Considerate che in Francia c'è una cittadella che si chiama Marmande, che oggi viene coltivata con ottimi successi in Sicilia, in una fascia abbastanza, in periodo abbastanza ristretto, che è quello che va da fine inverno a inizio primavera, inizio estate. Però Colombi, lei magari quando è nei suoi campi sperimentali può anche staccare un pomodoro, assaggiarlo e dirà che buon umami, però una casalinga o qualsiasi consumatore quando va nel supermercato non può tenere, non sa come tenere conto di questo quinto elemento. Sì, purtroppo sì, perché geneticamente abbiamo spostato molto la ricerca per soddisfare molto l'esigenza del produttore e dare una grande conservabilità al prodotto. E quindi l'umami, brutta parola, no? Il contenuto di acido glutamico è passato in secondo piano. Grazie. È un peccato perché il pomodoro, i glutammati dei pomodori sono la fonte essenziale per lasciare un gusto al consumatore. Grazie anche per questo intervento. A questo punto chiedo alla regia se può mandare il primo filmato di un'azienda a un produttore che si chiama Roberto Bologna. E guardiamo questo breve filmato e poi lo commenteremo. Sono Bologna Roberto, la mia azienda è nata più di 50 anni fa da mio padre. E adesso io praticamente la tramando e produciamo pomodori cuore di bue e ciliegino, pomodoro insalataro e pomodoro costoluto e altri tipi di ortaggi, cetrioli, peperoni e melanzane. La stagione del pomodoro per fortuna è andata abbastanza bene, sebbene che ci sono state le problematiche dei molti sbalzi termici che hanno un po' alla pianta hanno influito un po' sulla produzione, però nell'insieme la produzione è andata abbastanza bene, non ci possiamo lamentare. Ogni anno ci sono i suoi problemi, in agricoltura non puoi mai dire che hai imparato perché c'è sempre da imparare. Ogni anno, o magari può essere per la temperatura, per il clima o tante altre cose, ma c'è sempre da imparare perché ci sono sempre le problematiche. Lavoriamo con il mercato ortofrutticolo di Cesena, abbiamo uno stand e vendiamo come produttori. Principalmente va su negozianti e supermercati. Nella zona anche le catene distributive dovrebbero cercare di valorizzare molto il prodotto locale. Il vantaggio sta nel cercare un prodotto che abbia un sapore migliore di quello che arriva dall'estero. Dovrebbero guardare più, non solo il prezzo, perché molte volte e tutti quanti si guarda al prezzo, se magari loro logicamente trovano un prodotto che arriva dalla Spagna e costa meno che il mio prodotto, comprano un prodotto spagnolo,
però bisognerebbe guardare più, anche se magari costa qualcosa in più, però salvaguardare i prodotti locali, per il futuro anche, perché le aziende locali se continuano a produrre sarà meglio per tutti, se rimane un prodotto locale italiano. Bene, eccoci di nuovo in studio. Questo produttore, Roberto Bologna, è un produttore romagnolo, ha fatto una disamina davvero precisa, molto lineare, ma è andato nei punti chiave. A questo proposito chiedo a Giampaolo Ferri, che è un buyer di Coop Alleanza, tutti i giorni probabilmente, o comunque molto spesso, lei è a contatto con il mondo della produzione direttamente, perché poi non ci sono tanti passaggi. Ecco, cosa chiedono? Da un lato, lei è anche un mediatore, da un lato c'è il mondo della produzione, ma poi c'è il mondo del consumo, e voi in questo siete specialisti. Cosa chiedono i consumatori e come mediare con la produzione? Sicuramente, come abbiamo detto prima, il mercato dei pomodori negli ultimi anni è diventato molto importante, è cresciuto dal punto di vista dei consumi, soprattutto anche il consumo crudo che viene consigliato dai nutrizionisti proprio per le enormi proprietà che hanno i pomodori, per cui non si poteva più, diciamo così, non poteva più bastare la resa per ettaro o la shelf life del prodotto, ma bisognava lavorare anche sulla bontà. Prima parlavamo appunto se esistano ancora i pomodori 50 anni fa, facevamo la battuta, io non lo so se quelli di adesso corrispondono ad allora, però noi come Coop da un paio d'anni abbiamo in effetti rivisitato tutta la categoria dei pomodori, abbiamo fatto importanti scelte varietali d'accordo con la produzione, andando nelle zone vocate, lavorando anche con i produttori del territorio e quindi partendo da quello che è la bontà del prodotto, per cui siamo convinti che nel giro di 2 anni abbiamo fatto un grandissimo lavoro, c'è ancora tanto da fare perché nel mondo dell'agricoltura bisogna rispettare i tempi della terra, non è che si pianta un seme e dopo 15 giorni c'è già il prodotto che va bene, però abbiamo avuto importanti risultati positivi anche dai nostri consumatori. Abbiamo lavorato sul prodotto a marchio Coop, quindi confezionato, quindi cercando di valorizzare il lavoro che stavamo facendo, quindi informando anche al consumatore cosa trovava all'interno della confezione. Per cui abbiamo avuto insomma dei risultati molto buoni, ma c'è ancora tanto lavoro da fare perché è un mercato che è in costante movimento. E cosa si sente di dire al mondo della produzione? Abbiamo ascoltato questo produttore, Roberto Bologna, se l'avesse proprio di fronte e le avesse posto direttamente quelle domande, può darsi anche che lo conosca e quindi gliele ha già fatte, però ecco, come gli risponderebbe in diretta? Allora, l'atteggiamento di Coop rispetto alle produzioni italiane è sicuramente, voglio dire, noi sposiamo in toto l'italianità, per cui non andiamo solo per un discorso di prezzo a cercare il prodotto all'estero, anzi non lo facciamo mai. È chiaro che noi lavoriamo con la produzione perché non si può se non fare così, cioè quindi bisogna lavorare sui quantitativi, quindi fare della programmazione, quindi chiaramente trovare partner da questo punto affidabili e solo così si può crescere, solo così possiamo finalmente arrivare a quello che è il nostro sogno, che è la standardizzazione della qualità. Noi siamo grandi, tutti i giorni abbiamo bisogno di tanti pomodori e che siano possibilmente tutti buoni. Nel corso degli anni il vostro, diciamo, la base dei produttori è cambiata molto, specialmente ci riferiamo ovviamente a questo articolo, o siete riusciti a fidelizzare dei produttori dal nord al sud Italia? Allora, noi copriamo in effetti un po' tutto il territorio nazionale, ovviamente in base alle stagioni. Normalmente abbiamo cercato di lavorare con, diciamo, i nostri storici produttori, proprio perché c'è questo rapporto così di fiducia reciproca e conoscenza, perché noi siamo molto esigenti su queste cose qua e quindi chiaramente dobbiamo anche dall'altra parte trovare partner che vogliano seguirci in questo nostro, come dicevamo prima, sogno di tornare a un pomodoro e a un prodotto che sappia veramente di qualcosa, ma che soprattutto sia buono e che quando il consumatore l'ha portato a casa dice non vedo l'ora di tornare in un negozio Coop a ricomprarlo. Quindi
come dire, noi siamo sempre aperti anche a produttori nuovi, l'importante è che sposino le nostre idee. Grazie Ferri, ora vediamo, chiediamo aiuto anche alla regia, se riusciamo a collegarci con Lisa Fontana. Lisa, ci senti? Io vi sento benissimo, voi? Anche noi, perfetto. Ottimo. Lisa Fontana è una critica enogastronomica, una lunga esperienza alle spalle e sappiamo che collabori anche con Sipo per diversi certo. progetti. E quindi sì. hai ascoltato già alcuni interventi, forse ti sei già fatto sì. un'idea, ma dal tuo punto di vista, volendo scendere nel lato della valutazione sensoriale, tu come, sì. come comunicheresti ai consumatori questo aspetto, cioè la bontà organolettica e la valutazione sensoriale? Allora, innanzitutto appunto è fondamentale oggi più che mai saper comunicare il gusto e l'aromaticità del pomodoro tramite la sua valutazione organolettica. È importante perché non tutti i pomodori sono uguali, in Italia ce ne sono delle tipologie incredibili che spesso sono anche sconosciute e tantissime regioni possono rivendicare l'eccellenza delle proprie cultivar di pomodori anche con denominazioni riconosciute, DOP, IGP, per non parlare anche dei prezzi di Slow Food. Ci sono tantissimi pomodori che rientrano nei prezzi di Slow Food. Quindi, visto che l'Italia ha questa eccellenza nei vari pomodori che cambiano a seconda della regione in cui vengono coltivate, perché le componenti strutturali per identificare un pomodoro dipendono non solo dalla cultivar ma anche da tutte le situazioni pedoclimatiche, il terroir e anche le tecniche che vengono poi eseguite, no? Con la mano dell'uomo e tutte le evoluzioni che ci sono oggi. Quindi da un punto di vista organolettico è importantissimo discernere le varie tipologie di pomodori perché in cucina vengono poi impiegate in modo assolutamente diverso per rendere al meglio nella preparazione dei piatti. Io mi ricollego ad una importante frase che ha detto il grandissimo Gualtiero Marchesi, che i pilastri in cucina per ottenere un buon piatto sono le materie prime, quindi una conoscenza di quelle che sono le materie prime, con dei criteri di classificazioni anche importanti, e l'utilizzo, che non ne snaturi quelle che sono le loro caratteristiche di base. Quindi il pomodoro deve essere sicuramente valutato per le caratteristiche che appunto lo identificano. Sappiamo benissimo che è una pianta erbacea a carattere annuale della famiglia Solanaceae, dove rientrano anche per esempio le patate, i peperoni, quindi insomma bisogna innanzitutto conoscere il prodotto di partenza per poi riuscire a capire come utilizzarlo in cucina. Sappiamo molto bene che il pomodoro, per la sua bontà, la sua duttilità in cucina, le sue proprietà benefiche, come abbiamo detto prima, il licopene, che è una delle principali componenti del pomodoro, no? Che è un carotenoide fondamentale, ricco, ricchissimo di proprietà. Sappiamo che il pomodoro, grazie a tutte queste peculiarità, ha scalato le classifiche degli ortaggi migliori e più utilizzati in Italia. Fa parte della dieta mediterranea, non solo per i sughi, per le conserve, ma anche per la pizza. Mi viene in mente ad esempio il pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese Nocerino DOP, che è delle province di Salerno, Napoli, Avellino, che viene utilizzato per tantissimi e molteplici utilizzi in cucina. Quindi, allora, capire, conoscere, saper identificare organoletticamente il prodotto è fondamentale anche per la realizzazione di un prodotto finito. E oggi concludo dicendo questo, che
mentre il pomodoro di una volta aveva dalla sua parte la natura che faceva quasi tutto, oggi abbiamo capacità di identificare i terroir, le situazioni pedoclimatiche e quindi che cambiano a seconda della regione, ma anche la mano dell'uomo. Quindi mettiamo insieme la natura, tutte le varie componenti appunto del terroir e regionali che contraddistinguono le varie cultivar di pomodori, e poi la mano dell'uomo che sta facendo veramente passi da gigante nel identificare anche delle nuove tecniche proprio per lavorare questo meraviglioso ortaggio che sta dando veramente risultati eccellenti. E con SIPO appunto siamo impegnati nella valutazione delle verdure in generale, che produce SIPO come eccellenza italiana, e adesso ci stiamo impegnando anche, soprattutto in questi mesi estivi, abbiamo lavorato molto nell'identificare quelle che sono le caratteristiche, le peculiarità del pomodoro. Grazie Elisa, grazie mille, poi torneremo ancora a chiederti qualche altro aspetto. Ora chiedo alla regia se è possibile mandare il secondo filmato che è stato preparato di un altro produttore di pomodoro, questa volta da un'altra zona d'Italia, non ve lo svelo prima, ma lo vedremo direttamente dal filmato. La nostra azienda è situata a Paghino e dispone di circa 20 ettari di coltivazione, che lavoriamo con amore e passione da più di 10 anni. I nostri prodotti sono il risultato di più di un'attenta gestione, controlli minuziosi, e tutto il lavoro viene fatto sul posto, confezionato anche sul posto, rigorosamente a mano, sia frutto a frutto che pianta a pianta. In questo modo cerchiamo di ottenere ortaggi di alto profilo, caratterizzati da un aspetto esteriore, un valore, un consumo e un valore biologico elevato. Effettuiamo le lavorazioni del terreno preservando le caratteristiche naturali imprescindibili per ottenere prodotti di qualità superiore. E utilizziamo concimi organici e sali minerali per la fecondazione del pomodoro, delle piantine, dei fiori. Usiamo insetti impollinatori o soffiatori manuali per il controllo delle malattie del suolo e delle erbe infestanti, dei parassiti. Pratichiamo varie rotazioni sfruttando al contempo gli effetti favorevoli delle consociazioni culturali. Impieghiamo reti a prova di insetti che consentono di prevenire infestazioni. E facciamo la pacciamatura sul terreno e tutte le lavorazioni che si possono dire, tutte lavorazioni manuali per un buon prodotto e un ottimo risultato finale. Eccoci tornati in studio, questa era l'azienda Santo Zara dalla Sicilia, chiedo conferma a Massimiliano, ovvero Pachino. Chiedo a Longo, a Massimo Longo, questo produttore ha dato alcune indicazioni precise, ma quando si parla di sostenibilità, di tecniche agronomiche per la produzione del pomodoro, lei che è sempre presente presso gli agricoltori in campagna, quali consigli dà o quali problemi si sente porre dai produttori? Certo, allora i consigli che do, qualcuno si può seguire e qualcuno no. Santo per esempio ha la fortuna di essere nato nel posto giusto, perché se noi andiamo a prendere zone come Pachino, Portopalo, dove lui ha l'azienda, abbiamo delle caratteristiche pedoclimatiche particolari e particolarmente adatte al pomodoro. Uno di questi è la conducibilità dell'acqua, cioè la salinità dell'acqua, che in alcune zone è anche 10 volte superiore a quello del resto della Sicilia. Quindi questo è positivo? È molto positivo, perché proprio tornando a quella pianta striminzita che ho trovato io nel greto del torrente, quelle piante crescono in continuo stress. Questo continuo stress genera dei frutti, delle bacche eccellenti,
chiaramente, e qui parlando di sostenibilità, le produzioni a metro quadro si abbassano drasticamente. Quindi è vero che io faccio un pomodoro buonissimo, ma è anche vero che non posso venderlo al prezzo dei pomodori da coltura intensiva, idroponica, che fanno 60 kg a metro quadro. Lì a volte si arriva a fare 5 kg a metro quadro. E quindi il prezzo deve essere proporzionalmente adeguato. La vera difficoltà, come diceva Giampaolo Ferri, è comunicare al consumatore tutto ciò. Perché io da consumatore, se vedo un pomodoro a 1 euro al chilo e ne vedo uno a 10 euro, mi do due risposte: o che il primo è onesto, il secondo è un ladro, o che dietro c'è un lavoro particolare. Molto probabilmente dietro c'è un lavoro particolare che va comunicato. Quello che ha detto Giampaolo è sacrosanto. Io vorrei che nei miei negozi la gente tornasse a cercare quello che ha mangiato il giorno prima e gli è piaciuto. A quel punto la vera sfida è questa, a quel livello di distribuzione comunicare un messaggio di questo tipo è sicuramente molto molto difficile, anche perché c'è comunque l'alea del clima, siamo sotto il sole e sappiamo benissimo che il meteo è un po' passerello e anche se si coltiva in serra comunque le sorprese ci sono, non si possono certo programmare al massimo queste cose qua. Certo, quanto incide diciamo, la capacità dell'agricoltore rispetto al territorio, rispetto alla varietà, per ottenere un ottimo prodotto? Ma incide sicuramente molto. Adesso io facevo la battuta sull'azienda di Santo, ma non è obbligatorio essere nati a Pachino. Si può essere. È una marcia in più, in sì, un certo senso, per alcune tipologie. Esatto, è una marcia in più, ma ricordiamoci che una gran parte delle coltivazioni di pomodoro sono quelle che avvengono in fuorisuolo, quindi su fibra inerte, con un supporto nutrizionale studiato per ogni specifica pianta. E per questo tipo di coltivazione chiaramente la parte dell'agronomo, del tecnico di serra e del produttore diventano fondamentali, perché io è come se avessi in mano una macchina che posso guidare in diversi modi, diventa fondamentale come la guido io. Colombi, quando si parla di ricerca, molto spesso il ricercatore è un po' fra l'incudine e il martello, perché da un lato c'è il produttore che vuole produrre molto, dall'altro c'è il distributore che ha bisogno anche di una shelf life abbastanza prolungata per poter fare tutti i propri passaggi, e in fondo c'è il consumatore che poi è quello che decide su tutto, che vuole un prodotto buono, però lo vuole, come è stato già accennato, lo vuole costantemente buono in qualsiasi giorno dell'anno. Ecco, come fa il mondo della ricerca a mettere insieme queste esigenze? Va bene, la ricerca normalmente sposta il suo modo di lavorare a seconda delle esigenze del mercato, o la ricerca sposta il mercato. In questo caso è più il mercato che ha spostato la ricerca. Negli ultimi 20 anni, forse probabilmente 30, si è lavorato soprattutto sulla lunga conservabilità, e la lunga conservabilità ha permesso al produttore e alla distribuzione di gestire in maniera importante questo prodotto fresco, che normalmente ha una buona conservabilità ma non quella di oggi, e abbiamo praticamente lavorato per inserire dei geni per aumentare la conservabilità del pomodoro. Questo ha spostato notevolmente il discorso che dicevo prima, abbassando moltissimo il livello qualitativo del pomodoro, cioè abbiamo abbassato moltissimo i parametri del profumo e della tipicità del territorio a favore della produttività e della conservabilità. Fatto 100, se una pianta può fare 100, se noi spostiamo il nostro baricentro per dare conservabilità e produttività, abbassiamo moltissimo i parametri qualitativi. Quando parlo di parametri qualitativi non mi riferisco semplicemente allo zucchero, ma al complessivo, cioè quel discorso che dicevamo prima, quindi glutammati, profumo, aroma, eccetera. Questo purtroppo è il nostro dilemma. Ma un ricercatore è anche un consumatore.
Quindi quando va al supermercato, come sceglie, oppure cosa vede mediamente? Oppure ha un fruttivendolo di fiducia, oppure se lo autoproduce il pomodoro? Buona domanda. No, normalmente noi ricerchiamo ovviamente il nostro materiale perché lo conosciamo, sappiamo, ma soprattutto guardiamo le zone di produzione. Alcune zone di produzione hanno dei vantaggi, come diceva prima Massimo, importanti, luce, sole, salinità, e quindi ricerchiamo sempre, diciamo, il prodotto che più ci assomiglia, passami il termine. E poi si va sui frutti piccoli, perché è una fonte di garanzia di qualità. E invece a Ferri torno con una domanda che probabilmente tante volte le hanno posto, ma dal punto di vista, lei è un buyer della GDO e quindi quando un produttore porta il proprio pomodoro rispetto al prezzo, chi è che fa il prezzo? Si dice è il mercato. Però a volte ci sono tante variabili, a volte si ha anche un occhio di riguardo a seconda delle situazioni, specie quando si tratta di produttori che fanno parte della propria base. Comunque non vogliamo che ci sveli i suoi segreti, però ecco, come vi comportate nel rapporto con il mondo produttivo? Ma sicuramente, come diceva prima nell'intervento Longo, non tutti i pomodori vengono coltivati negli stessi posti, nelle stesse zone vocate. L'Italia è lunga e stretta e la stagionalità dei pomodori in effetti cambia con i mesi. Quindi è chiaro che ci sono zone più vocate di altre e quindi quando siamo in presenza di alcuni prodotti, che possono essere anche, noi ad esempio sviluppiamo moltissimo lavoro con il fiorfiore, ovviamente un ciliegino fiorfiore, un datterino fiorfiore non può essere valutato come un ciliegino, diciamo, convenzionale o un datterino convenzionale, proprio perché c'è, dicevamo prima negli interventi dei colleghi, ci sono delle scelte diverse dal punto di vista delle varietà, ci sono delle rese completamente diverse, oltre che in effetti un risultato finale di sapore che è completamente diverso. Quindi è chiaro che non si può standardizzare un prezzo, a proposito di standardizzazione della qualità, il prezzo va comunque diversificato in base a quello che è il giusto rapporto qualità-prezzo. Perché una cosa che prima non abbiamo detto, noi abbiamo fatto questa scelta di alzare l'asticella verso l'alto, poi è chiaro che noi siamo grande distribuzione, abbiamo bisogno di avere anche il presidio, diciamo così, del prodotto a un prezzo, diciamo, accettabile anche per fasce di consumatori diversi, per cui all'interno del nostro assortimento abbiamo dovuto segmentare il più possibile. Poi è ovvio che si parlava prima di comunicazione, perché un consumatore che si arriva davanti al banco dei pomodori e si trova 30 articoli, 30 referenze, fa fatica a capire quello che sono le varietà migliori, perché non stiamo parlando di mele dove ormai tutti sappiamo quali sono le mele, tra virgolette, più buone, piuttosto che l'arancio, piuttosto che le pere. Qui sono scelte varietali in produzioni nuove che sicuramente non saranno definitive, perché magari i prossimi anni i colleghi qui che lavorano su queste cose lo sanno meglio di me. È una ricerca continua proprio perché bisogna coniugare tutti gli attori della filiera, quindi dal produttore a chi magari lavora il prodotto, alla grande distribuzione e soprattutto al consumatore finale. Bisogna tenere sempre la barra dritta su quello che il nostro consumatore ci chiede. È chiaro che in effetti abbiamo bisogno di segmentare, quindi il confezionato, che è comunque un trend già da qualche anno in forte incremento, ci permette attraverso le confezioni di andare a raccontare, diciamo così, almeno un po' quello che i consumatori poi troveranno all'interno della confezione, perché diventa difficile per noi fare dello storytelling sulle nuove varietà, proprio perché le nuove varietà ci sono adesso, magari il prossimo anno ce ne sono addirittura delle migliori. Quindi sostanzialmente dobbiamo guidare in un modo abbastanza semplice il consumatore è sicuri di dargli un prodotto che vada bene. Ecco, volevo tornare un attimo sul discorso sfuso confezionato. Fino allo Sì. scorso mese di gennaio teneva banco
l'aspetto appunto della bandiera la plastica, le confezioni sì, in eccesso, sì, il sì, packaging. Sì. Poi è arrivato il coronavirus e tutto è stato accantonato. Però naturalmente voi continuate a fare questi ragionamenti. Qual è quindi il trend o la tendenza? Sì, allora diciamo che la tendenza al prodotto confezionato è già dal 2017. Poi nel 2018-2019 si dava la colpa ai sacchetti, no? L'introduzione dei sacchetti, quindi sembrava che fosse lì in realtà il problema. In realtà il confezionato, inteso come peso fisso, perché è poi il peso fisso veramente quello che sta funzionando, è quello molto più chiaro per i consumatori che a fronte di una confezione di diverse grammature sanno esattamente quello che spendono. Quindi non è più un problema di prezzo al chilo, insomma, se non in alcuni casi, ma soprattutto è banalmente so che ho a disposizione 5 euro, con 5 euro mi compro le 5 confezioni perché o bene o male mi faccio una cena, mi creo un pranzo o quant'altro. Quindi il peso fisso è una tendenza che sono ormai già 3 anni, poi come stavate dicendo voi, accentuata maggiormente nel periodo di marzo, aprile, maggio, giugno, insomma con l'emergenza Covid, dove anche noi della grande distribuzione siamo dovuti, come dire, ripiegare e aumentare la presenza di prodotto confezionato. Che poi scatena, diciamo, l'altro tema, che è quello della sostenibilità, che, come stavi dicendo anche tu, fino a febbraio era uno dei temi più caldi, che sicuramente riprenderemo in mano, diciamo, da settembre in avanti, ma che comunque in questi 6 mesi di emergenza abbiamo cercato di tamponare tutti nel modo migliore, cioè cercando di dare un prodotto più salubre e soprattutto dal punto di vista della conservazione, insomma, che fosse al di sopra di ogni tipo di problema. Certo, e è arrivata una domanda sui social, in questo caso da Giada, che ci chiede, quindi chiede al nostro ricercatore, al tecnico e al responsabile della GDO, se è più buono il pomodoro in serra o quello in pieno campo. Diciamo che qui si potrebbe fare un'altra trasmissione, però con una battuta, come potremmo rispondere a Giada? Iniziamo da Sandro Colombi. Beh, dipende un po' dal periodo. Sicuramente in serra, dal punto di vista diciamo, della qualità, è il pomodoro più buono. Sì, io stavo appunto prendendo il passaggio che è stato fatto prima. È chiaro che in serra riusciamo a ricreare quel microclima che in effetti è l'ideale. Però tornando al discorso che faceva prima Longo sulla diciamo, la zona di Pachino, ma non tanto per quella zona, ma dico in generale ci sono zone veramente vocate sui pomodori, perché anche lì esiste un microclima a cielo aperto, dove in effetti i pomodori, devo dire, che non hanno nulla da invidiare a un prodotto di serra. Poi ovviamente la serra, poi magari lo diranno loro, è un'esigenza che abbiamo per i prossimi anni per non sfruttare troppo i terreni, perché questo è un altro tema che magari certo, ne parleremo un'altra volta. Chiedo a Longo comunque come tecnico, rispondendo a questa domanda. Rispondendo a questa domanda c'è un aspetto molto importante che va valutato. Noi la chiamiamo serra, ma si chiama coltura protetta. In coltura protetta io posso operare tutta una serie di tecniche agronomiche che all'aperto sono quasi impossibili da controllare. Una di queste è la lotta biologica integrata. Ora, se io non voglio, escludendo la coltivazione biologica, ma anche quella senza residui fitofarmaci, se io voglio fare una lotta biologica integrata mettendo insetti antagonisti, insetti utili contro i parassiti, in serra lo faccio molto agevolmente. Se devo mettere delle trappole di feromoni, se devo praticare la confusione sessuale e tutto questo tipo di tecniche che servono a prevenire e correggere in modo assolutamente naturale infestazioni, questo lo posso fare in serra. Premetto, l'uso di agrofarmaci non va certo a, come si può pensare, incidere sul gusto. Un pomodoro è buono perché è buona la varietà ed è coltivata bene. In serra sicuramente è più bello, perché tutti noi avremmo visto che quando coltiviamo i pomodori nel nostro orto, basta che piova 2 volte di fila, il pomodoro si spacca, fa freddo, diventa aranciato, tutto questo in serra non succede, e sappiamo benissimo che anche l'aspetto estetico ha la sua importanza nella valutazione.
Quindi la coltura protetta è alleata del biologico, comunque di una diminuzione drastica dell'uso di input esterni di concimi o agrofarmaci. Esatto. E poi non dimentichiamo che il pomodoro da consumo fresco che troviamo nei supermercati è quasi totalmente di serra, proprio per questo motivo. A parte in alcuni stagioni, come diceva Giampaolo Ferri, ci sono alcune zone d'Italia, vediamo dove, nel Salernitano, dove fanno il piennolo, dove fanno particolari varietà, che vengono coltivate tranquillamente all'aperto. Anche altri pomodori come il cuore di bue si possono fare in pieno campo. È chiaro che la stagione è molto molto ridotta, quindi... Quindi mi viene anche da dire che, dato che una volta di serre e coltura protetta ce n'erano poche, forse il pomodoro di una volta non sempre era così buono, però la lascio cadere questa provocazione e non entro nel dettaglio. Chiedo invece alla regia se è possibile mandare un altro filmato, un contributo sull'azienda Sipo. Sipo è un'azienda specializzata da 3 generazioni nella lavorazione e confezionamento di ortaggi. Le nostre parole d'ordine sono tradizione, qualità e innovazione. Grazie ad una presenza nelle principali zone di coltivazione vocate italiane, siamo in grado di garantire una fornitura continuativa per tutto l'anno. La nostra offerta è suddivisa per famiglie di prodotto, per facilitare e guidare all'acquisto il consumatore e comprende. Funghi freschi confezionati sia in monoprodotto che ricettati, erbe aromatiche e spezie, verdure tipiche del territorio romagnolo, ortaggi interi porzionati o tagliati, pesti di verdure fresche. Siamo fornitori della moderna distribuzione sia in Italia che in molti paesi europei e della ristorazione collettiva. Siamo sempre alla ricerca di nuovi interlocutori che vogliono valorizzare le nostre eccellenze e avere la sicurezza della continuità delle forniture. Grazie a Massimiliano Ceccherini per questo video contributo. E Lisa, ci senti? Lisa Fontana, sei in collegamento? Sì, vi sento benissimo. Bene. Guarda, volevo chiederti, ma circa... Sappiamo che fra l'altro ci sono collegati tantissimi utenti che sono normalissimi consumatori, non sono addetti ai lavori come i nostri ospiti qui. Quindi... quali consigli ti senti di dare dal punto di vista della preparazione, eventualmente nella scelta dei pomodori, quando si è in cucina? Quindi i tuoi consigli da esperta. Allora, premetto che conoscere la materia prima è veramente fondamentale per indirizzarne poi l'utilizzo in cucina. Quindi partire dalla conoscenza di quello che andiamo ad acquistare sul mercato e possibilmente anche della filiera produttiva e della serietà dei produttori che commercializzano un determinato prodotto. Perché avere una materia prima di eccellenza significa preparare delle ricette fantastiche, perché la materia prima gioca un ruolo fondamentale. Quindi, una volta conosciuta la materia prima che andiamo ad acquistare, è importante poi anche la cottura e il metodo di preparazione proprio nella realizzazione della ricetta, che deve avvenire nel rispetto dell'identità della materia prima utilizzata e nel rispetto della natura di questa materia prima. Allora, per quanto riguarda i pomodori, bisogna considerarne innanzitutto la struttura. Il pomodoro è costituito per lo più di acqua, infatti circa il 95% del pomodoro è costituito da acqua. Poi abbiamo un 3% di zuccheri e carboidrati, proteine circa l'1%, fibre un altro 1% circa e poi è ricchissimo di vitamine. Allora, è ricco di vitamina B, D... Ne mangiamo quanti? Scusami, allora, come in tutte le cose bisogna farlo con moderazione, però è vero che è ricchissima di vitamine B, D, E, poi ci sono tantissime altre importanti diciamo vitamine all'interno, quali ad esempio poi c'è fosforo, calcio, selenio, eccetera. Allora, non se ne possono mangiare all'infinito, anche perché come tutte le cose ci sono anche delle persone che proprio per l'acidità
l'acidità contenuta nel pomodoro, magari non riescono a consumarne in misura eccessiva. Però voglio dire una cosa, che nella dieta mediterranea è uno degli alimenti più consigliati. Inoltre, nelle diete ipocaloriche, che sono quelle che vanno tanto di moda adesso, siccome il pomodoro è veramente a bassissimo contenuto di calorie, infatti per 100 grammi di pomodori siamo sotto le 20 kcal, per cui è a bassissimo contenuto di calorie, è indicatissimo per queste diete. Quello che suggerisco io in generale è di consumarli crudi laddove si può, perché se ne riesce ad assaporare veramente quello che è la personalità del pomodoro. Poi ci sono tantissime preparazioni che non sono semplicemente i sughi della pasta, ma anche delle buonissime bruschette, oppure io suggerisco una preparazione anche come contorno sfizioso, leggero e semplice, che è per esempio quello di tagliare i pomodori a piccoli pezzettini e farli cuocere in padella proprio per pochissimi minuti con un filo di olio extravergine d'oliva, un pochino di aglio, un pochino di origano e se ne ottiene un contorno fantastico. Poi ci sono tante tecniche per essiccarli al forno, per fare pomodori secchi anche a casa, che sono semplicissime e che io pubblicherò sicuramente anche sul mio sito, sul mio blog. L'importante è veramente fare una scelta consapevole della materia prima e indirizzarsi su aziende serie, su aziende che fanno veramente dell'eccellenza la loro missione. E su queste mi sento di dire che Sipo rappresenta veramente un modello italiano davvero straordinario. Lisa, ma tu quale tipologia di pomodoro preferisci, oppure qual è quella che cucini più spesso? E poi hai un tuo fornitore di fiducia? Beh, sicuramente Sipo, questo... però Sipo per quanto riguarda le verdure, perché lui Sipo per il momento so che sui pomodori non è non commercializza pomodori, ma soprattutto altre verdure. Quindi io il pomodoro lo abbino tantissimo alle erbe aromatiche e lo consumo per lo più crudo. Non voglio fare pubblicità a fornitori assolutamente, io guardo però la compattezza del pomodoro, quindi quando vado a fare la spesa io guardo innanzitutto la buccia, che sia liscia, omogenea, che il prodotto sia compatto e che abbia sicuramente un bel aspetto. Prediligo i pomodori più piccoli perché solitamente sono più saporiti, quindi l'ovolino, il perino, il ciliegino, eccetera. Io lo consumo per lo più crudo, dico la verità, oppure faccio delle salse di pomodoro per la pasta asciutta con un pochino di cipolla, un filo di olio extravergine d'oliva, ma davvero una cottura molto veloce, per cui il pomodoro lo taglio proprio col coltello finemente e lo faccio saltare un attimino con un filo d'olio, lo insaporisco con la cipolla ed è presto fatto. Due spaghettini al dente, magari scolati un attimino prima e poi finisco la cottura in questo intingolo di pomodoro. Ecco, utilizzo molto anche le erbe aromatiche che vanno a sostituire il sale e sicuramente il dado, perché nei prodotti migliori sicuramente la struttura organolettica costituisce senz'altro un buon punto di partenza per dare comunque un sapore in cucina. Quindi aggiungere erbe aromatiche come per esempio basilico, origano, timo, vanno ad insaporire in una maniera strepitosa i pomodori e ad arricchirne moltissimo il sapore. E questo è il connubio tra tra vari cibi, tra vari ingredienti, tra varie materie prime, che messi insieme danno veramente dei piatti sfiziosi e buonissimi e anche salutari. Grazie Elisa, abbiamo capito che sei innamorata del pomodoro, forse è probabile che sia la tua verdura preferita, grazie. No, non lo è, nel senso che è una delle mie preferite, ma ce ne sono anche tante altre che mi piacciono moltissimo. Sei diplomatica, bene. È arrivata un'altra domanda da Renata Cantamessa, una collega, se ricordo bene, una collega giornalista, e
I produttori credono nell'IGP e nella DOP? Lo chiedo sia dal punto di vista tecnico e poi chiedo se la GDO, una catena di supermercati, crede nell'IGP e nelle DOP. Prego Longo prima. Sicuramente IGP e DOP sono delle certezze di garanzia in tantissimi prodotti della filiera alimentare. Per quanto riguarda il pomodoro, più che crederci, bisogna avere, diciamo, una massa critica da certificare. Cerco di spiegarmi meglio. Se noi prendiamo, senza fare nomi, una zona vocata che ottiene l'IGP e la distribuzione se la prende a cuore, ci sarà un aspetto molto complicato, cioè io il pomodoro non lo posso produrre tutto l'anno, lo posso produrre, no, non è un prosciutto crudo, lo posso produrre per un tot di mesi, poi potrei forzare la produzione ma perderei probabilmente le caratteristiche che hanno fatto riconoscere la certificazione. A questo punto la filiera deve saper dire in questo momento non c'è, cosa molto difficile nel momento in cui noi siamo abituati a trovare tutto l'anno. Questo è un aspetto molto particolare. Il consumatore è anche un po' destagionalizzato ormai. È destagionalizzato, quando trova un pomodoro buono IGP dice benissimo, lo voglio, perché non c'è più, non è più stagione. Va bene, lo sappiamo tutti, ma è difficile da comprendere. E anche gli stessi costi comunque vanno spalmati su un periodo di produzione. Ferri, invece, dal punto di vista della GDO, i consumatori credono in queste certificazioni? Ma sicuramente sono, prima parlavamo di storytelling dei prodotti e su questi, cioè sugli IGP e sui DOP, è sicuramente molto più facile perché ci sono comunque dei capitolati di produzione molto più rigidi, molto più consultabili, molto più facili anche da raccontare. Ci sono appunto dietro dei consorzi che magari promuovono anche azioni dal punto di vista sia di racconto sia di promozionalità. È chiaro che l'IGP, tornando all'intervento di Longo, e il DOP in effetti in alcuni momenti viene a mancare, però è un po' come il concetto che stiamo portando avanti noi di COP sui prodotti fior fiore. Non ci sono tutto l'anno, però io te li do quando sono il massimo della bontà da mangiare. Quindi io credo che l'IGP vada in questa, IGP e DOP vadano in questa direzione. Noi lavoriamo tantissimo con i pomodori IGP e chiaramente c'è il limite che magari quei 4, 5, 6 mesi, quando diciamo le produzioni si spostano al nord, non sono presenti. Però voglio dire, alla fine il consumatore per quei 6-7 mesi che erano presenti li ha mangiati ed erano buonissimi. Quindi noi sposiamo tantissimo questa cosa qua, non solo sui pomodori, ma anche sulle pesche, sulle pere, insomma su tutto quello che il nostro bellissimo territorio e la nostra agricoltura ci offre nel corso dell'anno. Abbiamo un'altra domanda dai nostri ascoltatori, abbiamo ancora qualche minuto, quindi riusciamo a rispondere al volo. Praticamente i pomodori che vengono dall'estero. Sappiamo che soprattutto in certi periodi è stato detto pomodoro scarseggia e sappiamo anche che ci sono nazioni che nessuno penserebbe, come i Paesi Bassi, cioè l'Olanda, che sono forti produttori di pomodoro. Ecco, quindi al volo, quale esperienza avete e come considerate ad esempio questo tipo di pomodoro estero? Inizio da Sandro Colombi. Beh, gli olandesi hanno... dopo loro parleranno più di me di quanto riguarda l'importazione. Noi siamo il primo paese che importiamo pomodoro dall'Olanda nel periodo estivo, che dovrebbe essere il periodo più produttivo, più tipico dell'Italia. Questo è una cosa sbalorditiva. Bisogna dare atto agli olandesi che sono stati i primi a fare innovazione genetica, inserire il gene della conservazione e hanno praticamente hanno imposto il loro prodotto nel periodo estivo. E quindi sono stati bravi. Molto bravi, molto commerciali. Longo? Confermo quello che dice Sandro, aggiungendo che d'altra parte non c'è stata una risposta nostra, perché quando si parla di pomodoro olandese si parla all'80% di pomodoro ramato, il grappolo. E il grappolo comunque è un pomodoro
che è fatto con la tecnica idroponica a grandi produzioni olandese, ha delle caratteristiche, la shelf life sicuramente dura molto di più, non marcisce eccetera, ma il gusto è veramente al limite. Noi in Sicilia non ci siamo organizzati per porre un prodotto alternativo. Quello che dice Sandro è vero, d'estate quando noi produciamo si importa il pomodoro grappolo, ma perché succede questo? Perché a un certo punto i volumi giustificano questo tipo di commercio, è molto semplice, cioè, se la distribuzione fa un'offerta di tot tonnellate al giorno, probabilmente mettendo insieme i vari produttori italiani che sono spesso frazionati, non si arriva a una uniformità di prodotto che possa rispondere a quello che ottengono loro. Ferri, dal punto di vista suo? Allora, come dicevamo prima, in effetti il pomodoro tondo, per chi si, diciamo, è un po' come me, un po' vecchio di ortofrutta, è stato uno dei primi prodotti che abbiamo importato, che aveva sicuramente il vantaggio di essere omogeneo dal punto di vista della colorazione, dal punto di vista della shelf life, però in effetti è quello che ha disabituato i nostri consumatori a mangiarlo perché non sapeva di nulla. Adesso è sparito dalla circolazione perché ormai il tondo in Salatalo non si produce neanche più se non in piccole quantità, a favore invece di varietà molto più pregiate, tipo il cuor di bue, il costoluto, lo stesso blungo verde, che sono quelli che hanno sostituito nel tempo il tondo insalataro e ormai rappresentano il 20% del mondo dei pomodori, poi il 20% lo fanno i rossi, quindi il rosso grappolo e lo blungo rosso, e il 60% lo fanno i ciliegini, lo fanno i mini datterini, insomma tutti i piccolini. È chiaro che il discorso della grande distribuzione è che, come dicevo prima, noi abbiamo bisogno di quantitativi esagerati, diciamo, in certi momenti a fronte di promozioni, come diceva Longo, e quindi in certi momenti la nostra produzione italiana va in crisi. Noi, ripeto, come Coop all'estero ci andiamo solo ed esclusivamente quando la produzione italiana proprio non ha un collo di prodotto, perché altrimenti noi abbiamo sposato e siamo coerenti con la linea della produzione italiana. E non è una questione di prezzo, perché in alcuni momenti in effetti ci converrebbe di più prendere il prodotto dall'Olanda piuttosto che dai nostri fornitori. Però voglio dire, abbiamo preso degli accordi, abbiamo fatto dei contratti, abbiamo fatto delle programmazioni, quindi è giusto che ci sia coerenza. Poi è ovvio, il mondo della grande distribuzione è vario e si colgono le occasioni che ci sono sul mercato, che sono quelle che stavate dicendo voi. Bene, siamo giunti al termine della nostra trasmissione, di questo incontro. Ci auguriamo che abbiate avuto qualche spunto interessante e per concludere mi aggancio all'ultima domanda che è arrivata di Francesca, che chiede se la riscoperta dei sapori è la chiave per il futuro. Direi di sì, però con le conoscenze scientifiche e con la ricerca odierne. Grazie a tutti. Grazie. Thank you.